Venerdì scorso c'è stata una direttissima al Tribunale di Venezia, è stato portato in manette Marco Colelli, il pregiudicato violento che abita in uno dei condomini dell'Atere di Via Rebogio, la Cavianca, e questa persona è già stata in galera per qualche mese, ancora tempo fa, sempre in seguito a denunce, sempre per stalker, per minacce, insomma, per varie situazioni di violenza. Sta continuando da mesi imperterrito. E ha il divieto di avvicinamento a uno dei condomini di via dell'Ater, del condominio Ater, e dovrebbe essere successo giovedì, e invece di ottemperare al dispositivo del tribunale di stare distante almeno 200 metri, praticamente deve aver picchiato questa persona, e questa persona è finita in ospedale. C'è stata qualcosa, sappiamo che sono intervenuti i carabinieri e le forze dell'ordine sono praticamente tutti i giorni nel condominio Ater per questa persona che praticamente per motivi futili è sempre aggressivo con i residenti. I residenti sono terrorizzati, hanno paura di questa persona, è pericolosa. L'ho denunciato anch'io per minacce, una volta mi ha chiamato, mi ha detto che mi romperà tutte le ossa. La cosa veramente surreale è che questa persona, l'ATER, ha già fatto più volte, si è rivolto ai tribunali per allontanarlo. Non c'è verso di allontanarlo da quel condominio. È una cosa veramente incredibile. Anche tra l'altro, gli hanno fatto la direttissima. Il giorno dopo era già a casa sua. Ovviamente, noi non vogliamo essere assolutamente critici verso la magistratura che fanno il loro lavoro, seguono le leggi. Abbiamo il sospetto, ci sono altre situazioni che ho già, c'è per esempio quel Marco Penzo, detto Marchetto, che continua tutti i giorni a farne di tutti i colori. Eppure sta gente non va a finire dentro. Purtroppo è una situazione, nel caso di Cabianca è ancora più pericolosa, perché questo qua è un soggetto veramente fisicamente è grande praticamente, e quindi può far male al prossimo, e vedremo come andrà a finire. Insomma, questo è tutto, e arrivederci ai prossimi aggiornamenti, che sicuramente ci saranno anche nei prossimi giorni.